di un pedonauta pugliese. Il libro rappresenta il tuo esordio in ambito letterario. Come nasce la pubblicazione di questa opera? Allora, Storia di un pedonauta pugliese nasce dalla mia profonda volontà di intraprendere un percorso personale, spirituale, esistenziale nel solco della viandanza, dei cammini. Nasce dopo un anno e mezzo circa di cammini in Puglia. Ho percorso tutta la via francigena di Puglia, da Celle di San Vito a Santa Maria di Leuca, e quindi più che i chilometri percorsi è una viandanza personale, interiore, un percorso di ricerca e di consapevolezza interiore che ti porta ovviamente ad esplorare degli ambiti nascosti di te stesso e quindi confrontarti con la parte più vera, con le difficoltà che la vita poi ti porta nella metaforica viandanza del percorso esistenziale, fondamentalmente, perché ovviamente la vita è un cammino e noi siamo chiamati a percorrere questo cammino. Cosa ti spinge a tornare sempre sulla via Francigena? Cosa ti emoziona? Allora, la via Francigena, al di là della sua storicità, perché è la via storica che portava i pellegrini in Terra Santa, quindi che arrivavano nei grandi porti di Puglia, penso a Trani, penso a Bari, Brindisi, Otranto. Quindi al di là della ricerca storica, come ho detto, è una ricerca ovviamente intima, un percorso intimo, ma anche ovviamente un percorso di consapevolezza e anche di cultura, di ricerca, perché attraverso la ricerca andiamo a divulgare un messaggio di pace, di solidarietà, di tutti quelli che sono i contenuti veri che ha il cammino, e quindi farlo all'interno di un percorso storico ha una doppia valenza, quindi conoscitiva, spirituale, esistenziale e anche di memoria storica. Hai fondato un'associazione che ha come finalità quella di unire pellegrini, camminatori. Quali sono le ultime iniziative intraprese e come si chiama la tua associazione? Allora, noi non è una vera e propria associazione, siamo un gruppo di camminatori autonomi, in ogni caso cerchiamo comunque di percorrere e di dare valore a tutte le vie, ovviamente soprattutto nell'ambito territoriale, quindi rimanendo soprattutto qui a sud in Puglia. Di progetti ce ne sono tanti, io penso anche a Santa Maria di Leuca, perché avendo completato il percorso della via Francigena sino a Leuca, adesso ci restano da fare quelli che sono i chilometri, i 14 giorni santi che arrivano da Acri a Gerusalemme, quindi questo legame che ovviamente a doppio filo lega la Puglia come fisiologico trampolino, no? O se vogliamo portaerei, come la vogliamo chiamare, proprio la morfologia del suo territorio che la porta ad affacciarsi ad Oriente. Oltre al fatto che non vanno dimenticati i cammini dell'Angelo, come quelli di San Michele Arcangelo sul Gargano e sulla linea sacra. Quindi di progetti ce ne sono tanti, però pian piano li metteremo con ordine sulla tabella di marcia. Cosa consiglieresti a coloro che desiderano intraprendere la tua stessa esperienza? Come consiglio io darei innanzitutto quello di ascoltarsi, di seguire il proprio ritmo, il proprio tempo, di non forzarsi, di prendere, ovviamente, di non sentirsi chiamati nelle grandi imprese. Qui non è una sfida collettiva ma è personale, quindi tutti noi dobbiamo prendere il nostro tempo e introdurre questa attività all'interno della nostra quotidianità.